Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi wrap up di marzo, quindi le mie letture del mese appena trascorso. Devo dire che sono molto entusiasta, molto soddisfatta perché in realtà le mie letture del mese appunto appena trascorso mi sono piaciute molto, con qualche dubbio su una che poi vi spiegherò perché, però nel complesso mi sono piaciute tutte. Iniziamo subito con il video. Oggi vi parlerò di 5 libri perché sono riuscita a leggere 4 libri in cartaceo e un audiolibro, quindi cominciamo subito. Il primo libro di cui voglio parlarvi è questo, sicuramente ne avrete sentito parlare, Le sette morti di Evelyn Hardcastle, edito Neri Pozza al prezzo di copertina di 18 euro. È un bel tomone, vedete, un bel mattoncino, però questo libro ha una particolarità, quello di essere veramente cioè ti trascina questo libro, quindi è veramente avvincente. Dunque, facciamo un po' il punto della situazione, nel senso che questo romanzo è un romanzo molto complesso, quindi non è facile parlarvene. Infatti, avevo pensato di fare anche un libro, scusate, un video dedicato a questo libro, quindi un focus dove effettivamente andavo a sviluppare un po' di più alcuni punti della trama e della scrittura, che comunque mi è piaciuta molto e ho trovato interessante. Quindi magari se vi fa piacere argomentare di più questo testo, se lo avete letto fatemelo sapere nei commenti, che comunque possiamo anche parlarne un po' di più. Intanto vi dico le mie impressioni e di cosa parla, insomma, a grandi linee. Dunque, questo romanzo è a tutti gli effetti un giallo thriller, anche un po' abbastanza violento, quindi, però è molto gustoso, io perlomeno ho trovato la lettura molto gustosa. Il libro inizia con un uomo che non ricorda chi è e che si sveglia in un bosco, sì, in un bosco. Gridando il nome di una donna, Anna. Chi è questa Anna? Allora, questo non lo capiremo subito perché ci verrà detto molto più tardi. Quindi, primo punto a favore dell'autore, perché iniziando il primo capitolo con un uomo che ha perso la memoria, ha la furbizia, diciamo, e anche la possibilità di descrivere pensieri e dettagli del personaggio, perché anche noi praticamente siamo come il personaggio principale, quindi non sappiamo nulla e quindi lui, non ricordando nulla, ci dà la possibilità di vedere attraverso i suoi occhi quello che succede e avere praticamente gli stessi pensieri del protagonista. Quindi, seguendo i movimenti di quest'uomo, entriamo fin dal primo capitolo a Hardcastle, che è una tenuta, una dimora infinita, grandissima. Anzi, vi faccio vedere che all'inizio l'autore ha messo anche la piantina di Hardcastle. Quindi non solo la casa, che è questa qui, la dimora, ma anche tutto ciò che è intorno. Qui c'è la descrizione delle stanze, la casetta del portinaio, poi c'è di qua il cimitero, il cottage, insomma, tutto quanto, visto che i personaggi sono tanti, le stanze sono tante, quindi ogni tanto possiamo comunque consultare questa mappa, sì, questa mappa della tenuta di Hardcastle. Quindi,
ripeto, a un certo punto, nel primo capitolo, entriamo insieme al primo personaggio nella tenuta Hardcastle, dove 19 anni prima c'è stato un omicidio. Non sarà quest'uomo, cioè il personaggio, il primo personaggio che incontriamo, colui che ha perso la memoria, a scoprire di qualcosa di questo omicidio, perché primo motivo, questo assassino, la storia di questo assassino è già nota a Hardcastle, quindi non dobbiamo scoprire chi è stato subito la storia di questo assassino. Un altro motivo è che quest'uomo, e dico come, piano piano scoprirà di non essere se stesso, quindi il personaggio che viene descritto all'inizio, che perde la memoria, non è in realtà il vero personaggio, quindi non è l'uomo di cui noi leggiamo i pensieri, ma una incarnazione. Che cosa vuol dire? Secondo il piano di qualcuno, quest'uomo, cioè l'anima di quest'uomo, del quale solo molti capitoli dopo ci verrà detto il vero nome, è costretta a incarnarsi 8 volte nei corpi di 8 personaggi diversi nella tenuta di Hardcastle per scoprire l'assassino, cioè chi sarà l'assassino di Evelyn Hardcastle. Non vi dico chi è, ovviamente lo dovrete scoprire da soli, e in realtà posso dirvi soltanto che è comunque avendo questo nome si può capire che fa parte della tenuta degli Hardcastle. Gli Hardcastle sono i proprietari della tenuta e Evelyn è figlia dei proprietari, quindi è figlia loro. Non solo questo, sia il lettore che il protagonista quindi saranno costretti a rivivere 8 volte la stessa giornata fino alla fine del libro, finché non si scopre l'identità dell'assassino di Evelyn Hardcastle. E una volta saputo, questo personaggio, quindi l'anima di questo personaggio che continua ad incarnarsi, dovrà dare la risposta esatta alla fine. Dunque, io mi fermo qui perché, ripeto, magari ne parlo meglio in un video specifico, perché è un libro complessissimo. E questo giallo è stato più volte definito un rompicapo, ed è la verità, perché l'autore riesce ad essere comunque coerente con un intreccio impossibile da raccontare a voce, quindi è già difficile, e lo fa, ripeto, fino alla fine, quindi riesce ad essere coerente con la trama fino alla fine. E il finale, alla prima lettura, risulta una bomba. Perché dico la prima lettura? Perché in realtà questo libro andrebbe riletto molte, molte più volte per avere in mente tutto e imparare a memoria i nomi dei personaggi, che aiuta. Però diciamo che sui personaggi, su quello che fanno, l'autore durante l'avanzare della storia, pian piano che il personaggio principale si avvicina alla verità, ci aiuta comunque a comporre tutti i pezzi, perché non ci fa mai dimenticare niente, lui ce lo ripete, ci fa ricordare quello che è successo prima, in modo che capiamo quello che succederà o che sta per succedere. Quindi è stato bravo l'autore in questo. Che tra l'altro prima mi sono scordata di dirvi chi è l'autore, Stuart Turton, che è al suo primo romanzo, quindi questo è il suo romanzo di esordio. Quindi io ripeto, questo libro non è mai banale, è un intrattenimento puro e un'ottima scrittura, quindi a me ha soddisfatto come lettura. Ma nel video dedicato magari vi posso dire che cos'è che alla prima lettura non mi ha convinta, perché ripeto, secondo me andrebbe letto tante volte. Quindi
Io ve lo consiglio perché comunque se amate il mistero, quindi diciamo che il fatto di reincarnarsi ogni volta in una vita diversa ha anche un po' del paranormale, quindi se vi interessa questo tipo di mistero, di giallo, è il romanzo che fa per voi. Ovviamente è un romanzo in costume, da quello che ci fa capire l'autore siamo ai primi del Novecento, credo. Non mi pare sia ben specificato, quindi credo che siamo ai primi del Novecento. Comunque, è ricco di dettagli, la lettura è sicuramente piacevole e anzi molto complessa e mentre leggi devi stare attento a tutto, quindi comunque è una lettura impegnativa in questo senso. Però a me è piaciuto molto, quindi ve lo consiglio e ripeto, se ne volete parlare, io comunque farei delle discussioni su questo romanzo, se ne volete parlare di più, magari vi farò un focus dedicato a questo libro e ne parliamo. Allora, scrivetemi nei commenti se vi va comunque di parlarne un po' di più e se già lo avete letto, se vi è piaciuto e che impressioni vi ha fatto, perché comunque è un libro originale. Poi andiamo avanti con un altro libro, stavolta vi parlo de Il pittore fulminato di César Aira. Edito Fazzi al prezzo, secondo me un pochino tanto per un libro così piccolo, non conta neanche 100 pagine, siamo tipo a 93 pagine, al prezzo di 16 euro. Ripeto, un po' tanto secondo me. Vabbè, comunque, di cosa tratta questo libro? Dunque, questo libro io l'ho comprato perché comunque, vabbè, si parla di pittura, di un pittore, quindi già mi interessava per questo motivo, e poi perché comunque su YouTube e anche su qualche recensione, leggendo su internet, tutti quanti ne parlavano benissimo, nel senso che erano rimasti tutti a bocca aperta dopo averlo letto. Dunque, facciamo un attimo, pensiamo un attimo alla storia, di cosa parla sto libro? Viene già detto dal titolo, parla di un pittore fulminato. Allora, vi spiego subito in che senso. Questo libro racconta la storia del pittore tedesco Johann Hugendas. Che verso, è un pittore dell'Ottocento, quindi verso la metà dell'Ottocento, intraprese un viaggio per il Cile, fino all'Argentina, fino ad oltrepassare in realtà la Pampa argentina con il solo scopo di dipingere. Quindi già questa impresa lo rende comunque importante, perché infatti come pittore è conosciuto soprattutto per dei paesaggi o delle scene etniche, scene di guerra, paesaggi ad acquerello, soprattutto appunto per i suoi paesaggi in America Latina. Quindi diciamo che lui intraprende questo viaggio proprio per esplorare con la pittura tutto ciò che attrae il suo sguardo, quindi tutto ciò che lo ispira lui lo vuol dipingere. Non vi dico tutto perché ovviamente c'è la seconda parte dove addirittura il pittore malato, vi dico tra poco perché, andrà addirittura a finire a dipingere delle, ripeto, delle scene di violenza, di guerra, di battaglia, solo con lo scopo di realizzare un dipinto ad acquerello. Quindi il pittore non smetterà mai di dipingere, nemmeno quando, cavalcando con il suo cavallo nel bel mezzo della Pampa argentina e durante un temporale fortissimo verrà letteralmente colpito da un fulmine. Esattamente. Quindi questa
questa è a grandissime linee la trama di questo libro, dalla scrittura molto bella e molto complessa, anche avvincente, ma di cui vorrei parlarvi meglio nel video che vedrete tra un po', e cioè la seconda parte di Libri per pittori e non solo. Vi ricordate, ne avevo fatto la prima parte l'anno scorso, quindi comunque ve ne voglio parlare nello specifico anche in quel video, perché effettivamente la scrittura, sinceramente, tutti quanti hanno dato del genio a César Aira, ma io l'ho trovata estremamente difficile, nel senso che molte volte sono dovuta tornare indietro per rileggere alcuni periodi, perché alla fine non ho ben capito come mai l'autore ha usato questo tipo di scrittura. Ovviamente non è che posso dire qualcosa sullo stile, però ecco, mi ha lasciato un po' delusa da questo punto di vista, proprio la scrittura. Alla fine è bella, in senso, da un punto di vista oggettivo, però a me personalmente non ha ispirato molto, anche se invece la storia del pittore e la vicenda che viene raccontata è molto, ripeto, è molto avvincente, quindi ti fa leggere il libro in maniera molto, molto ansiogena, nel senso che non sai che cosa vorrà fare questo pittore anche una volta che viene colpito da un fulmine. Quindi, ripeto, libro molto complesso che mi ha dato un po' di dubbi sullo stile di scrittura, che però, ripeto, da un altro punto di vista, quindi come pittrice, posso dirvi che mi è piaciuto comunque una parte del messaggio di questo scritto, che comunque dà l'idea dell'importanza della pittura nella vita di un pittore, effettivamente, cioè in ogni circostanza della vita noi vediamo che effettivamente un pittore non riesce a fare a meno dell'arte, della pittura, di dipingere, quindi da questo punto di vista è molto, molto autentico e molto profondo, quindi comunque ve lo consiglio da scoprire, perché per me comunque è stata una scoperta. Poi, terzo libro, anche qui parliamo di un pittore, solo che è in questo volumetto, mini volume, perché comunque stiamo parlando di un volume edito Sellerio, e di un racconto di Harry James che si chiama Un pittore di paesaggi, appunto edito da Sellerio al prezzo di 7 euro, quindi proprio veramente stiamo parlando di un raccontino scritto molto piccolo in realtà, non so se vedete, ecco, però un gioiellino insomma, perché comunque mi è piaciuto molto. Vi dico un attimo in breve di cosa parla. Allora, ovviamente questo libro è un po' meno complesso del pittore fulminato, ma non nel senso che sia semplice o banale, perché comunque chi conosce Harry James, io lo amo questo scrittore, innanzitutto per chi ancora non lo sapesse è l'autore di Ritratto di signora, quindi uno delle sue dei suoi classici, che comunque per me è un romanzo straordinario, Ritratto di signora, ma lasciamo un attimo da parte, parliamo di un pittore di paesaggi. Quindi, ripeto, volevo dire che lo stile di Harry James è comunque meno difficile, meno complesso, ma non banale, ovviamente, per carità di Dio, ripeto, io lo adoro, cioè allo stesso modo di scrivere elaborato, ma piacevolissimo e comunque più scorrevole.
Che cosa troviamo di James in questo romanzo? Per la prima volta in questo romanzo troviamo la forma del diario adottata da James proprio per la prima volta. Infatti, durante la sua giovinezza, diciamo che questo racconto lui non lo pubblicò mai, nel senso che aveva più volte provato a raccogliere i suoi racconti, sempre escludendo un pittore di paesaggi perché non ne era soddisfatto. Più in là, invece, con l'andare avanti della propria produzione letteraria, lo fece uscire nelle sue raccolte di racconti giovanili, perché questo è veramente uno scritto del primo periodo di produzione letteraria di James. Ora, di cosa parla? È il racconto di un pittore molto ricco, stranamente, ma ovviamente all'inizio non lo fa di mestiere, quindi era comunque un pittore, però aveva la fortuna di essere già molto ricco. Cosa fa questo pittore? Decide a un certo punto, a causa di una delusione d'amore, di ritirarsi su una scogliera da solo con i suoi pennelli, con i suoi colori ad acquerello e senza nessun altro, soltanto con appunto con tele, pennelli e colori ad acquerello. E il suo diario per raccontare ogni giorno gli avvenimenti quotidiani. Ma cosa succede? Succede che in realtà su questa scogliera a un certo punto arrivano due persone che comunque cambieranno la vita del pittore, un marinaio e sua figlia. Questa ragazza di 27 anni, mi pare, è una ragazza molto bella, graziata, con un carattere molto tosto, e, è un insegnante di musica, ma nello stesso tempo è un po' insoddisfatta della sua vita. Quindi, ovviamente, di questa ragazza il pittore si innamorerà, soprattutto, non solo solo per la sua bellezza che lui vedeva sempre così aggraziata, ma anche per il suo, ripeto, per il suo carattere molto deciso e determinato. Quindi alla fine si parla comunque di una storia d'amore con un finale che però riprende alcuni, oddio, alcuni, uno dei temi principali della produzione di James, che se lo conoscete non vi dico, ma forse l'avete già indovinato. Se non lo conoscete, vi invito a scoprirlo, perché effettivamente se non avete mai letto nulla di Harry James, vi consiglio di iniziare da questo, che è un racconto molto bello, a me è piaciuto tantissimo e non è la prima volta, ripeto, che mi piace qualcosa di James, e molto scorrevole, quindi per un primo approccio all'autore questo secondo me è consigliatissimo. Quindi veramente è un gioiellino. Quindi un pittore di paesaggi di Harry James, edito Sellerio. Poi l'ultimo libro in cartaceo di cui vorrei parlarvi è un capolavoro, cioè L'amico ritrovato di Fred Ullman, edito Feltrinelli, ormai la conosciamo un po' tutti questa copertina, al prezzo di 7 euro, ovviamente nella versione economica Feltrinelli. Dunque, questo brevissimo romanzo è forse uno dei veri capolavori della letteratura mondiale. Un racconto possiamo dire perché non conta neanche, se, neanche 90 pagine, quindi 89 pagine. O romanzo breve, come volete, che narra la storia dell'amicizia tra un bambino ebreo, Hans, e un bambino tedesco, Konradin. In poche pagine, Ullman, che tra l'altro anche lui era un pittore, l'autore, tra parentesi, quindi in pochissime pagine riesce a creare una prosa intensissima e
Questo secondo me ci insegna qualcosa. Che cosa ci insegna? Che a volte per poter parlare alle persone attraverso un libro non serve essere per forza prolissi o didascalici, perché magari bisogna per forza insegnare qualcosa, no, nemmeno adottare una scrittura tanto artificiosa, no, la scrittura di Ullman è molto semplice e diretta. E ripeto, in pochissime pagine lui riesce a creare un'intensità di sentimenti, di avvenimenti mai letti, nel senso che effettivamente questo libro è unico. L'unica, cioè, ma alla fine non voglio raccontarvi tutto, però ecco, l'unica cosa sulla quale voglio insistere è alla fine il messaggio di questo libro, che ci fa capire cosa vuol dire vivere una vera amicizia. Un'amicizia che tra i due ragazzini, che comunque a un certo punto dovranno separarci, poi ci arriviamo, è così intensa che veramente a me ha spiazzato. Non stiamo parlando di amore, stiamo parlando proprio di amicizia, quindi la vera amicizia pura e autentica tra due ragazzi che non riescono a fare a meno l'uno dell'altro, due ragazzini, perché alla fine siamo sugli 11-12 anni, quindi due ragazzini. A un certo punto, per via del razzismo ovviamente, i due ragazzi saranno costretti ad allontanarsi, perché ovviamente per via, ripeto, del razzismo, quindi la razza ebrea viene allontanata e anche il piccolo Corradin dovrà allontanarsi dal ragazzino ebreo Hans. Ora, la svolta arriva nell'ultimissima pagina. Quindi l'ultima riga dell'ultimissima pagina è straziante, ma di un'intensità che segna e non si scorda. Questo secondo me è più di un libro. L'amico ritrovato è un'esperienza. Se lo leggete vi sembrerà di essere lì con loro e di vivere questa esperienza. Secondo me va vissuta, quindi ve lo consiglio tantissimo, anche perché è brevissimo ed è una storia meravigliosa, veramente a me ha segnato. Quindi L'amico ritrovato di Fred Ullman, in edito Feltrinelli, nella Universale Economica. Infine parliamo di un audiolibro. Finalmente anch'io sono riuscita ad approcciarmi a questo romanzo, cioè La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne. L'ho ascoltato in audiolibro, questo classico famosissimo che fece la fortuna dell'autore. Ve lo linko qui sotto perché potete ascoltarlo tranquillamente qui su YouTube, e vi linko proprio il canale dove io personalmente dove sento gli audiolibri, perché veramente è un canale fantastico, quindi ve lo consiglio. Vi consiglio di seguirlo e di leggere, quindi di ascoltare La lettera scarlatta in versione integrale proprio su questo canale. Ora, diciamo che io personalmente ho trovato questo romanzo molto ben scritto, molto avvincente, e nonostante avessi visto quando ero molto piccola, quindi quando ero ancora bambina, la versione cinematografica del 95 con il mio amato Gary Oldman nei panni di Arthur Dimmesdale, Demi Moore in quelli di Esther Prynne, quindi la protagonista, e Robert Duvall nei panni invece del marito della protagonista, quindi Roger Prynne. Di cosa parla questo romanzo? Credo che ormai tutti un po' ne abbiamo sentito parlare. Racconta la storia di una giovane donna, Esther Prynne, che viene accusata di adulterio nella Nuova Inghilterra, quindi a metà del 600.
e questa donna è costretta alla prigione e ad essere marchiata a vita con una A scarlatta sul petto, quindi ricamata sul petto. Nascerà da questo adulterio, nascerà una bimba, Pearl o Perla, e successivamente verrà comunque rilasciata, verrà comunque condannata, ripeto, a portare questa A scarlatta che sta per adultera per sempre, quindi a vita. Ora, vorrei fare comunque un parallelismo breve con il film del 95, che, per chi magari lo ha già visto, è un film che ha ricevuto molte critiche e sì, diciamo che non è un film perfetto, ha dei problemini magari nella sceneggiatura. In Italia secondo me ha dei problemi di doppiaggio, perché molte frasi sono state interamente riscritte, le voci secondo me sono un po' sopra le righe. Se voi lo vedete in originale, cioè gli attori sono un pochino più più posati, più tranquilli. I nostri doppiatori hanno fatto secondo me qualcosa di troppo accentuato, i toni, le voci, proprio il volume nelle voci. All'inizio del film, quindi sui titoli di testa, c'è scritto Freely Inspired, cioè liberamente ispirato al libro di Nathaniel Hawthorne. E effettivamente è così, perché non narra, diciamo, la stessa storia negli stessi tempi. Perché alla fine, mentre nel libro l'uomo col quale Esther Prynne commetterà adulterio, nel libro si saprà soltanto alla fine della storia chi è, mentre all'inizio, mentre nel film sappiamo fin dall'inizio chi è quest'uomo, perché il regista Roland Joffé praticamente trasforma un po' il libro, creando una vera e propria storia d'amore un po' più lineare, quindi dall'inizio alla fine. Anche quello che succede alla bambina nel film viene comunque viene raccontata la storia della bimba, ma nel libro ha molto più spazio. Nel libro Pearl o Perla ha molto più tempo di crescere, di imparare a parlare e di sviluppare anche un carattere arrogante, che nel film non si affronta il problema della bambina, mentre nel libro c'è questo problema, cioè che la bimba aveva all'inizio un carattere molto arrogante, molto quasi un diavoletto, insomma era una peste, infatti la mamma la richiamava continuamente, e questo carattere si addolcirà soltanto verso la fine, quando la bimba scoprirà insieme a noi l'identità del padre. E poi nel libro viene fatto un riferimento a una seconda lettera scarlatta, ipotetica, tra virgolette, lettera scarlatta, che appunto verrà scoperta soltanto sul finale e che dà un senso in più al romanzo, e cioè quella che il peccatore, quindi l'uomo che ha commesso adulterio con Esther Prynne, sente di portare marchiata sul petto e quindi sulla propria pelle. Quindi io vi consiglio di scoprire questo romanzo se ancora non l'avete fatto, perché davvero è bellissimo, io l'ho trovato bellissimo, perché la storia sì è conosciuta, però alla fine questo romanzo è più letto in America che qui in Italia. Quindi a me è piaciuto moltissimo, nonostante le differenze con il film che praticamente so a memoria, perché lo vedo da quando ero piccola, ripeto, e prima di approcciarmi al libro, e ripeto, alla fine sì, le critiche le capisco, ma secondo me
rimane sempre un buon adattamento cinematografico per il film, quindi è comunque un film molto suggestivo per la fotografia, per la regia, anche per la bravura degli attori, ripeto, vedeteli in originale se vi va, e poi per la musica, per i costumi della nostra Gabriella Pescucci, quindi insomma ha tantissime qualità questo film, quindi ok, le critiche sono giuste, però rimane comunque qualcosa di suggestivo e va visto. E a questo punto, ripeto, vi consiglio anche il libro, perché veramente è un romanzo da scoprire e a me è piaciuto molto, quindi se vi va leggetelo. Io vi lascio una foto del libro, vi consiglio la versione Feltrinelli in edizione economica, anche perché è una bellissima copertina, vi faccio vedere l'immagine. E dopo questo io direi che il video può finire qui, e spero che il video vi sia piaciuto, spero che i libri di cui vi ho parlato siano stati interessanti per voi. Fatemi sapere sempre se conoscevate questi libri, se li avete letti, se non li avete letti fatemi sapere se vorreste leggerli, insomma fatemi sapere quello che volete, scrivetemi giù nei commenti. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. E non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, e se volete potete anche seguirvi, questo non ve lo dico mai, ma ovviamente mi potete trovare anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà spero tra una settimana. Intanto vi mando un bacio e alla prossima.